Ciao ragazze e ciao ragazzi. Allora, sì, ancora sistemato in questo modo, come vi avevo detto, ho diversi prodotti di cui parlare, quindi andiamo avanti con le video recensioni. In questo video vi voglio recensire, diciamo, prodotti un po' random per la cura del corpo. Ci sono tre creme e anche un balsamo. Quindi, diciamo, è una video recensione di prodotti di skin care presa come termine molto alla larga. Se ti piacciono i miei video, ti invito ovviamente a mettermi un pollice in su e se non vuoi perderti i prossimi video recensione, che saranno sempre video recensioni, che saranno sempre video recensioni, sto perdendo la facoltà di parola, ti invito ovviamente a iscriverti al canale. Allora, primo prodotto di cui voglio parlare, diciamo che siamo nella stagione giusta per iniziare a parlare di questo tipo di prodotto ed è una crema solare. Per il viso, questa la comprai l'anno scorso nella fase calante dell'estate, l'ho utilizzata pochissimo al mare, forse gli ultimi bagni, forse gli ultimi 15-20 bagni, ma neanche perché l'anno scorso a metà agosto bloccai la mia esposizione proprio al sole al mare perché iniziai a studiare per dei concorsi, quindi a metà agosto chiusi bottega, mi chiusi in casa per studiare, non sono andati bene, ma sorvoliamo. Quindi l'ho utilizzato pochissimo al mare, ma tanto sotto il make-up oppure proprio come crema diurna per poter uscire. Ed è la Nivea Sun, è un UV viso, anti-rughe e anti-macchia. L'ho scelsi per l'anti-macchia perché mi sono uscite un paio di macchie solari qui sotto il ciuffo. Quindi, onde evitare di farmeli aumentare, scelgo sempre creme viso che abbiano anche il fattore antimacchia. Comunque, zero residui bianchi. È una protezione 30 alta, UVA e UVB, protezione solare immediata, combatte le rughe e le macchie solari. La pelle del viso è differente da quella del corpo, è più esposta al sole, ha bisogno di una protezione dedicata. Nivea Sun UV Viso offre una protezione solare specifica adatta ai bisogni del viso. Poi si prende cura della tua pelle, crema viso solare idratante ideale per l'uso quotidiano. La formula con Q10 previene e combatte la comparsa delle linee e rughe causate dal sole e macchie solari. Dona una sensazione di pelle liscia e setosa. Ti protegge, protezione efficace e immediata dai raggi UVA, UVB contro le scottature e precoce invecchiamento cutaneo. Con antiossidante di origine naturale aiuta la pelle del viso a idratarsi dai danni, a proteggersi dai danni solari. Adatta al contorno occhi. Ah, questo non l'avevo letto, per esempio. Evitavo di metterla nel contorno occhi perché va bene, a parte a mare uso gli occhialoni anche quando esco per passeggiate oppure per uscire proprio in città, uso sempre gli occhialoni. Comunque, buono a sapersi. Compatibilità cutanea, va bene. Applicare abbondantemente prima dell'esposizione. Vabbè, le solite indicazioni. Ok. È una confezione da 50 ml come tutte le creme viso. Ed eccola qua. Sta più o meno, sono più o meno arrivata a metà. Allora, all'inizio è bianca e ha il solito profumo di crema solare Nivea che a me piace molto. Allora, all'inizio è bianca, è molto leggera ed è già diventata trasparente sulla pelle. Lascia questo profumo, idratiamoci le mani, lascia questo profumo di crema solare che a me piace, ricorda comunque, attiva nel mio cervello meccanismi di ricordi per quanto riguarda il mare, le vacanze, eccetera, quindi mi piace molto. Parlando proprio della crema di per sé, allora, come crema da utilizzare prettamente spiaggia, molto leggera, non si appiccica al viso, non ti fa sudare. Io di solito vado in spiaggia dove la sabbia è molto sottile, anche se mi dovesse arrivare sabbia oppure mi dovessi toccare il viso con le mani fatte di sabbia non mi rimane appiccicata al viso, quindi non è una crema massiccia che ti appesantisce, anzi è molto leggera. L'ho fatta provare anche all'epoca andavo al mare col mio ex e anche a lui piaceva molto questa crema. Per quanto riguarda l'antimacchie, non ho avuto peggioramenti, ma neanche miglioramenti, cioè quelle due che ho sono là. Purtroppo quest'anno
Mi sono dimenticata perché lo volevo fare, non ho fatto il trattamento casalingo antimacchia, quindi comprare un prodotto specifico. A settembre l'anno prossimo, comunque quando finirà l'estate, farò un trattamento perché non mi piacciono, invecchiano ovviamente il viso. Comunque, sorvoliamo. Invece come crema giornaliera, nel senso messa sul viso e go away, andiamo a passeggio. Mi piace molto per lo stesso motivo, non è pesante, quindi anche se sei in giro sotto il sole cocente delle 12 non sudi, non si fa macchie, come base viso è perfetta, quando l'ho usata come base viso non mi ha sciolto il fondotinta, non mi ha creato pastone, è veramente una crema ottima, non potevo chiedere di meglio, se non sbaglio questa linea però il 50 per il viso non ce l'ha. Perché ovviamente ora che ricomincerò a mare, partirò da una 50, non mi azzarderei mai ad andare in spiaggia con una 30 all'inizio, però diciamo a metà estate posso pensare ad andare con questa. Secondo prodotto per questo video recensione della Bottega Verde è della linea camomilla e il balsamo addolcente illuminante con estratto di fiore di camomilla, capelli chiari e biondi. Mamma mia, scrivere in verde questo bianco non mi fa leggere niente. Vabbè, balsamo ricco e cremoso formulato con estratti di fiore di camomilla e olio di fiore di campo per nutrire e districare la chioma. Dopo ogni lavaggio i capelli chiari liberano tutta la loro meravigliosa brillantezza e loro riflessi naturali. Indica come utilizzarlo. È una confezione da 150 ml. Allora, il profumo di camomilla si sente ma non tantissimo. Ho provato balsami in cui il profumo di camomilla era molto più forte, però rispetto ad altri balsami alla camomilla è quello che mi nutre di più il capello perché è molto corposo e ha una formula che è a metà tra un balsamo classico, quindi un semplice balsamo che ti aiuta a districare i capelli. È una maschera che ti aiuta invece a nutrirli, quindi quando sto utilizzando questo prodotto, di solito con gli altri, quando utilizzo altro tipo di balsamo come quello della Schultz, della Garnier, eccetera, di tanto in tanto faccio la combo, cioè balsamo più maschera, non sempre. Invece quando utilizzo questo, la maschera la sto un attimo tenendo da parte perché non ne sento l'esigenza, anche se ora devo andare a tenere i capelli e ci andrò. Mercoledì la settimana prossima? Sì, non vedo l'ora. Oh, taglia, taglia. Vabbè, io non taglio, lo sapete, però ho bisogno di vedermi con i capelli un pochino più in ordine. Comunque, sorvolando, mi sta piacendo molto. Mi nutre i capelli, mi aiuta a districarli, mi lascia comunque un buon profumo. Non quanto gli altri, ma comunque un buon profumo. Della stessa linea, ho provato e ho finito, vi ho anche recensito e vi lascio giù nell'info box il link al video. Lo shampoo che anche mi è piaciuto molto, ma che ha un profumo molto più persistente di camomilla rispetto al suo compare. Però veramente come balsamo mi è piaciuto, come balsamo barra maschera mi è piaciuto molto. Terzo prodotto è una crema corpo della Omea Laboratoire, crema corpo erboristica con l'olio di jojoba, olio biologico estratto a freddo 200 Allora, nutritiva e nutriente per pelli secche e ruvide, cosmetico erboristico formulato al 95% con ingredienti di origine naturale, dermatologicamente testato. La crema corpo ebolistica Omnia contiene ingredienti extra delicati, arricchita con olio biologico di jojoba, un efficace emolliente e nutriente che combatte la disidratazione. L'olio di jojoba è altamente eudermico, di facile assorbimento, di azione fotoprotettiva. Che più? Niente più. Ok, allora, anche se è una crema molto nutriente, non è per niente una crema estremamente ricca, anzi è leggerissima, si assorbe in modo rapido,
lascia un buonissimo profumo ed è vero che è molto 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 nutriente. In questo periodo di prima esposizione di gambe al sole iniziavo ad avere delle pelle un po' più screpolata nei giorni in cui non facevo lo scrub vicino al ginocchio, e da quando sto ho iniziato a utilizzare questo prodotto questa sensazione di secchezza intorno al ginocchio è completamente sparita. Spesso e volentieri la metto anche come crema mani e mi piace molto. Comunque è leggera e lascia un buon profumo, subito si assorbe, quindi subito dopo ci si può vestire, non è pesante addosso. Un'altra cosa che mi piace molto, in questa zona qua, io dormendo su un solo lato ho iniziato a formare le prime rughe. Alcune sono veramente, una è veramente profonda, quello in mezzo al décolleté, però le altre sono tutti segni. Prima di questo prodotto avevo un burro, se mi ricordo anche di questo vi lascio la recensione, che utilizzavo prettamente per questa zona qua e avevo la zona che mi si era distesa. La cosa che vi dissi anche nel video di prodotti finiti, quando vi ho mostrato il burro, mi lamentavo del fatto che ora qua non sapevo più cosa mettere di così nutriente per aiutare a rilassare la pelle. Sta facendo un ottimo lavoro anche in questa zona dove ho bisogno di idratazione, perché dormendo così mi si formano i segni, quindi ottima. Di Dell'Omni ovviamente ho usato negli anni diversi prodotti, quindi mi piacciono veramente tanto. Ultimo prodotto per questo video, crema contorno occhi del periodo, contorno occhi e contorno labbra, elasticizzante biologica con estratti di rosa della linea vitale di bellezza Bio Caloderma. Crema contorno occhi e labbra è un'emulsione estremamente ricca grazie al potere nutriente del burro di cacao. La sua formula lega le proprietà elasticizzanti dell'olio di sesamo, di avocado e del burro di karité, potenziate dalla presenza dell'acido ialuronico e quello antiossidante del succo d'uva. Parla della linea Caloderma, che è certificata Natrue Bio Agri Coop, è sviluppata nel rispetto delle più alti standard della cosmesi biologica per assicurarti una pelle bella, sana e protetta in modo naturale e affidabile. La nuova linea rispecchia l'eccellenza della natura grazie alla presenza di ingredienti biologici che si uniscono alla regina dei fiori, la rosa. Gli estratti di rosa damascena, foglia e canina, noti fin dall'antichità per le loro proprietà lenitive, idratanti, elasticizzanti e nutrienti, donano alla linea il loro profumo naturale rinfrescante, con un'esperienza sensoriale che riposa la mente e evoca benessere. I prodotti della linea Bio Caloderma sono arricchiti di preziosi oli e estratti vegetali abbinati di volta in volta per esaltare la funzionalità specifica del prodotto. Bio Organic 15 ml, applicare nella zona più oculare nel contorno labbra un'adeguata quantità di crema massaggiando delicatamente per favorire il completo assorbimento. Si consiglia di utilizzare il prodotto dopo la pulizia, va bene. Allora, a parte la scatola che è palesemente riciclata e riciclabile ovviamente, ed è ruvida, mi piace tantissimo, all'interno c'è forse uno spreco di carta, perché che qui ci devono scrivere sopra, era al contrario, però ok, non dico niente, ho detto tutto e non dico niente, come diceva non Totò De Filippi nemmeno. Ok, vabbè, sorvoliamo prima di fare una figuraccia. La confezione è carina, ci sono le roselline, sono arrivata più o meno qua, sto vedendo ora. Ok, come tutte le cremine ha il beccuccio. È una crema, allora, il profumo di rosa si sente ma non è super invadente, perché a me dà un po' fastidio nel contorno occhi il profumo di rosa, o comunque i prodotti troppo profumati. Lei invece non è estremamente profumata ed è leggerissima, ma si assorbe con una leggera difficoltà. Io ovviamente la punto, la metto sul contorno occhi e faccio tutti i miei massaggi.
Dopodiché, quando sono arrivata all'ultimo step dei miei massaggi, ho ancora questa zona che sta continuando ad assorbire i burri e gli oli, eccetera. Quindi riesco a fare fino all'ultimo massaggino. Diciamo che io intorno al mio contorno occhi ci lavoro dai 30 secondi al minuto, minuto e 15 più o meno. E la crema in questo lasso di tempo ancora è lì e si sta assorbendo, quindi mi piace molto. Per quanto riguarda invece come contorno labbra, io sono un'ex fumatrice, quindi purtroppo ho le classiche rughettine del fumatore, quindi quei segnetti già alla mia età, ma io ho fumato per 20 anni, quindi già le avevo da un po'. Da quando sto utilizzando questo prodotto, comunque vedo un leggero miglioramento. Le labbra sono più nutrite e più rilassate. Quando li metto è come se veramente mi si rilassasse tutta la zona, così come si rilassa il contorno occhi e si nutre, così lo sento anche sulle labbra, quindi mi piace molto. Vabbè, ovviamente dopo aver messo questo sul contorno metto comunque un burro, un balsamo labbra, quindi non lascio solo lei. Ok, inizio ad avere un po' di sete. Per questo video i prodotti recensiti terminano qui. Se ti sono piaciuti e ti sono stati utili, ovviamente ti invito a mettermi un pollice in su. Se non vuoi perderti le prossime recensioni e comunque i prossimi video, ti invito a iscriverti al canale. Io nel frattempo ti ringrazio per avermi aperta e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!